Ciao ragazze, come state? Spero bene. Allora, nuovo video Chiacchiericcio di nuovo, perché non avevo molta voglia di registrare altro, quindi ho detto, ma registro un video Chiacchiericcio con voi, ovvero con le ragazze. Comunque, come state? Spero bene. Premetto che questo sarà piuttosto lungo, perché ho voglia tanto di chiacchierare un po' con voi. Poi, in ogni caso, se dovesse rientrare mia nonna, aspettate che metto uno specchio. In modo che se entra mia nonna me ne accorgo. Ok, perché magari poi mi trucco, non lo so, vediamo. Ok, allora vi dicevo, sto registrando un nuovo video per voi dove nel frattempo se mi viene mi trucco anche, però per il momento voglio chiacchierare con voi. Dunque, spero che questo video vi piaccia, se è così mettete un like anticipato e vi racconto in breve una cosa. Non sto riuscendo bene a dormire, non capisco il perché. Infatti ogni volta che non ho sonno guardo video continuamente su YouTube perché mi fate tanta compagnia, devo dire la verità. E niente, comunque ora mi metto la mia bella... come si chiama? La mia bella... crema? Non mi arriva il termine, buonanotte, la crema di Vichy. E poi così nel frattempo chiacchieriamo. Comunque, io con questa crema mi sto trovando benissimo perché l'ho quasi terminata. Non so se si vede, però l'ho quasi terminata, vedete? E nulla. Allora, male che vada, registrerò senza che la qualità sia in HD o in Full HD, perché ho un problema di connessione, non so perché, se sia perché su c'è gente attaccata, o se sia che gente non è gente ma è mio zio, o se sia perché non lo so cos'è il motivo, ma non credo. Come che mio zio deve studiare? Boh, non capisco questa cosa, che tutte le volte che deve studiare la connessione va a farsi benedire, vabbè, non dire a fuck you, vabbè. E niente, nulla ragazze, questa è la mia cremina che mi metto sempre, questa qua, e se vado fuori fuoco pazienza. Perché nel senso la telecamera intanto mi sfoca, ma vabbè. E nulla. Adesso mi faccio anche le sopracciglia, già che ci sono, perché così mica posso stare con delle sopracciglia che fanno veramente pietà. Ah, è vero che mia nonna mi deve fare le sopracciglia, quindi neanche ci penso. Una ricrescita? No, però da una parte sono un po' pelosina, soprattutto alle gote, quindi mi devo fare i baffetti, tutto mi devo fare. Vabbè, lasciamo stare che mi devo. Al momento mi faccio solo le sopracciglia con questa matita qui della Rimmel, vedete? E già. Scusate se mi sto mettendo in modo anomalo, ma non so più come registrare per fare vedere bene le cose. Aspetta, mi metto così. No, non vedo la mazza, quindi mi metterò così. Però così, boh. Non so, vi dico ragazze, non so neanche io come registrare. Qua, bene. Se sentite il rumore sottofondo, sto ascoltando forum, non in camera mia, di là in televisione, ovvero la televisione ne abbiamo un'altra in sala ed è per questo che sentite baccano, un baccano allucinante.
Oh my God, che roba. Ma che razza di sopracciglia è questa? Si può sapere? Nisba, non si può sapere perché fa tutto veramente allucinante. Già, c'è poco da ridere, comunque è così. Rido per non piangere, ragazzi miei. Già. Wow, che roba, vabbè. Allora, questo già ve lo dico cos'è, è un 001 Dark Brown. Ve lo faccio vedere così per non far cadere lo specchio, se no porto iena da me. Oddio, stava già cadendo, no? Lo sistema di qua. 001 Dark Brown, vedete? Poi vado con Brown Partist, così. E questo è il gel per delucidare, che sto a dire, per fissare le sopracciglia. Senti ragazzate, sto a dire. Oddio, mi sento un po' romanaccio quando parlo così. Tanto poi vado a struccarmi perché tra poco mi rifaccio un'altra doccia. Perché non c'ho voglia di stare lì, tanto tra poco il ciclo finisce, il mio ciclo mestruale, come potete ben sapere. E quindi mi faccio una bella doccina, sì, anche truccata, non importa, l'importante è che mi faccio una bella doccina, mi lavo anche i capellucci. Non è che non me li lavo per niente, sì, me li lavo anche quando sono, mi lavo quando sono col ciclo, però scusate il gioco di parole, però non riuscivo a dialogare bene con i verbi, a coniugare bene i verbi. Comunque, la sapete che non gliela so parlare, quindi no comment. Eccoci qua. Bene, va? Ce la facciamo andare bene. Per il momento. Oh mio Dio, cos'è sta roba? Ah, niente, furoncoli. A tutto andare, come si suol dire, buboni. Vabbè. E niente. Non faccio altro, faccio solo le sopracciglia al momento. Perché se mi devo truccare mi crolla via tutto il trucco, non per caso. Sono le mie benedette sopracciglia. Ce la farò a parlare oggi? Non è detto. Vabbè. Comunque, ragazzi miei, ce l'ho fatta finalmente a registrare un benedetto video, come si suol dire, ben registrato, ovvero di quelli, non dico Get Ready With Me, ma un Get Ready di sopracciglia e di chicchericcio tipo alla Katsum, come suol dire. Comunque, io con questi due prodottini in combo mi ci sto trovando veramente, ma veramente, ma veramente molto bene. Ragazze mie. Molto buono. Anzi, molto buono perché sono due. Sì. So che non trovo dove ho messo il mio burro cacao. Vabbè, tanto devo andare in doccia, chi se ne frega. Ragazze mie. Ma perché mi sto mettendo storte? Boh, non si capisce niente. Eh sì, ragazzi, ho dovuto fare per forza di cose le sopracciglia perché così mi sentivo bruttina senza sopracciglia. Non è bello così. Almeno che, vabbè, i capelli me l'ho fatto così alla cavolo perché non volevo che vedesse. Vabbè, ieri mi sono fatta vedere un po' con i capelli un po' a scopetta. Oggi invece mi ho sistemato un po' il capello. Non ho messo su nulla, nessun olio, nulla di nulla. Però l'ho sistemato un po' alla cavolo, ma spero che voi vi piacciono lo stesso. Già. E ho fatto un po' le sopracciglia, come avete appena visto nel video di adesso. E sto accidente di vita, non so quanto accidente lo caricherò. Voi direte, ma quanto accidente ci dici? Non sono voi ragazzi, ci mancherebbe altro. Sono a questa cacchio di connessione che non vuole capire di caricare i miei video. Ma io ho capito perché. Perché c'è questo mio zio su che sta studiando. Io come il diavolo faccio a caricare i video? Se c'è questo su che mi sconnette il wifi.
Boh, vabbè, niente ragazze. Se vedrete sto video è perché sono uscito, altrimenti lo vedrete domani o dopodomani o dopodomani ancora, non lo so, vediamo. Volevo vederti in tarda serata. Ragazze, non mi fate casini sotto i commenti dicendomi sì, la sarò dolce. Dolce ma quando mi parla a me, perché devo premettere una cosa. Se vedete un video in ritardo o un titolo in ritardo, vi ringrazio, un titolo in ritardo, no, un titolo scritto male, vi ringrazio. Però me lo fa, mi potete scrivere in privato, perché devo dire la verità, ci rimango male. Quando mi dite i titoli come vanno scritti la descrizione del video come va messa, preferirei che me lo scrivete in privato o su Facebook o su Instagram. Allora, vi già vi linko i nomi della mia pagina Facebook o del mio profilo personale. Vediamo un po' come preferisco mettere io il titolo, no, il titolo, che so di il link delle mie pagine social. Così dopo mi potete reperire e mi ditemela. Il titolo non è bello, non è un buon titolo che ti aiuta molto con le visual. Quindi ti do un titolo, ti aiuto col titolo. Perché ragazze, a ditemelo così in pubblico. Sì, vi ringrazio, siete gentile, però ci sono delle persone che... No, niente ragazze, non voglio tirare il sasso e nascondere la mano, no, non voglio fare così. No, ci sono delle persone che sì, ci sono rimaste male perché alcune persone mi hanno detto la descrizione è scritta male. Non dico solo il titolo, perché non me ne interessa niente del titolo. Parlo della descrizione. Anni fa c'era una che mi diceva la descrizione l'hai scritta male. Scrivi una descrizione fatta bene o non scrivere nulla. Io scrivo quello che mi pare, però almeno dimmelo in privato cosa scrivere. Ragazze, è così. Niente, bene ragazze, a posto e un bacio, a presto. Ciao ragazze, buona mattinata a tutte e buon proseguimento. Anzi, che ore sono? Sarà quasi pranzo, sì, quindi buon appetito a tutte e buon tutto quello che quando vedrete sto video, perché ribadisco, ripeto, non so quando sarà online questo video. Ciao!